Buongiorno! Sembra tipo sera perché è tutto buio, però non vi preoccupate, è ancora mattina. Solo che sono sulle scale dove non ci sono finestre. Ecco la luce! Sono salita sopra in camera un secondo. Strano ma vero, non ho iniziato il vlog giù sotto in salotto. Però sono salita perché avevo dimenticato, ovviamente, il telefono. C'è Kylie che continua ad abbaiare tutto il giorno, comunque avevo dimenticato il telefono in camera. E dovrete sentire in sottofondo, dovrete sopportare Kylie che abbaia, perché stanno facendo dei lavori nella casa qui di fronte e quindi lei ad ogni singolo rumore abbaia. Come vedete sono già truccata, mi mancano, come dico sempre, mi mancano solo le labbra. Mi manca solo di mettere il rossetto liquido. Però siccome devo ancora pranzare, perché appunto è mattina, lo metterò come faccio sempre dopo pranzo. Tra l'altro non è che mi dà così fastidio vedermi senza rossetto liquido, mi piacciono queste labbra un po' nude. In realtà non è il colore delle mie labbra, perché ci è andato sopra un po' di fondotinta. Le mie labbra sarebbero più scure. Però così sembra fatto apposta. Però in realtà dopo metterò o il rossetto liquido o il lip gloss. Devo ancora decidere per completare il trucco. Stamattina sono... vi appoggio. Stamattina sono attiva da... ok. Non dovevo fare così, Kai. Non dovevo fare così, dicevo, perché in realtà devo ancora mettermi lo smalto, cioè devo rimettermi bene lo smalto, quindi le mie unghie fanno schifo, quindi non devo gesticolare. Qui sotto c'è Tokyo, adesso vi dico anche dove è Juno perché è l'unica che manca all'appello. E questo perché appunto stavo dicendo che oggi mi sono svegliata presto, sono attiva dalla mattina presto perché abbiamo portato, oddio mi si vede un po' il reggiseno, perché abbiamo portato Juno dal veterinario perché oggi verrà sterilizzata. Quindi passerà tutta la giornata praticamente dal veterinario perché essendo poi comunque un cane di taglia grossa ce la ridanno nel pomeriggio tardo, così che lei sia un po' sveglia dall'anestesia, perché un chihuahua lo puoi portare a casa anche in braccio, ma lei è difficile trasportarla in giro, quindi ce la ridanno quando ha preso un pochino di più conoscenza. E siccome Tokyo non è mai stato sterilizzato, castrato, Tokyo non ha mai subito questa operazione, tra l'altro è proprio qui sotto Tokyo, invece Kylie è stata sterilizzata dal canile prima che la prendessimo, quindi noi comunque non abbiamo assistito all'operazione, quindi è la prima volta che io diciamo vivo in prima persona proprio l'attesa, l'operazione di un mio cane, e sono un po' in ansia come potrete immaginare, perché io sono sempre ansiosa per le cose, e siccome è la prima volta che appunto proprio portiamo noi il cane dal veterinario, le hanno messo il tranquillante, cioè le hanno fatto la puntura del tranquillante e l'ho vista che pian piano barcollava sempre di più, e stasera la vedrò diciamo post operazione, quindi sicuramente non sarà attiva, non sarà felicissima, ed è una cosa che non ho mai vissuto perché appunto Kylie ha subito questa cosa quando era ancora in canile, quindi sono un po', oggi sono un po' strana perché comunque sono tanto in pensiero, anche se ovviamente andrà tutto bene, è una cosa normale, è una cosa che hanno fatto tantissimi cani, però ovviamente c'è sempre un pochino di ansia, un pochino di paura, quindi non vedo l'ora che finisca la giornata, che passi tutto, che lei stia bene. Tra l'altro proprio oggi devo fare un sacco di cose, devo andare a Milano, devo uscire, cioè ho degli impegni proprio, quindi mi dispiace non essere qua proprio quando lei tornerà a casa, perché l'abbiamo portata io e mio papà stamattina, l'ho salutata, però poi a riprenderla andrà mia sorella con mia mamma oggi pomeriggio, perché io purtroppo non ci sono, che ho degli impegni a Milano, quindi mi dispiace anche non poterla diciamo subito rivedere, la penserò tantissimo mentre sarò a Milano, però purtroppo, cioè purtroppo, comunque devo fare delle cose di cui sono felice, però mi dispiace non esserci perché sono stra in ansia. Sicuramente manderò un sacco di messaggi ai miei genitori per chiedere loro come sta e tutto il resto verso sera, e poi non vedo l'ora di tornare a casa. Però allo stesso tempo sappiate che oggi devo anche fare delle cose molto carine a Milano, ed è per questo che mi sono anche truccata oggi, anche per il vlog, perché lo sapete che con l'acne bla 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 bla. Tra l'altro sto facendo questa cura che mi ha dato il dermatologo quando sono andata nel vlog precedente, credo fosse il vlog
precedente. Comunque, in un vlog sono andata dal dermatologo, sto seguendo questa cura e sta avendo i suoi effetti. Ovviamente la sto facendo da più o meno una settimana, quindi ancora non posso cantare vittoria, urlare vittoria, non so come si dice, però spero che sia finalmente la cura giusta e ovviamente poi ve ne parlerò meglio, anche se me l'ha prescritta un medico, quindi me l'ha prescritta il dermatologo, quindi non posso io dirvi che cosa fare, però vi parlerò un po' del mio viaggio verso la risoluzione del problema acne. Sicuramente ve ne parlerò quando finalmente avrò risolto. Sembra funzionare, ma aspetto, faccio le corna perché poi magari non funziona. Comunque adesso assolutamente mi vado a mettere lo smalto perché non riesco a vedermi le unghie né da vicino né da lontano, proprio sono tutte sbeccate. Mi metterò questo colore che è un bordeaux di Kiko, ma non ve le faccio più vedere perché sono bruttissime. Ho appena ricevuto un messaggio da mia mamma che ha chiamato il veterinario perché sono le 12, sì, sono le 12, è mezzogiorno, infatti sto scaldando il pranzo, cioè sto scaldando le verdure di ieri. Abbasso un po' la fiamma. E mia mamma, appunto, siccome abbiamo portato prestissimo Juno stamattina, ha chiamato perché l'operazione già l'hanno fatta. E ha chiamato il veterinario per chiedere se è andato tutto bene. E ha detto che è andata benissimo l'operazione e che Juno già si sta più o meno riprendendo, nel senso un po' risvegliando. Però comunque andranno a prenderla pomeriggio, hanno detto più o meno verso le 5, perché appunto ce la vogliono ridare, che già può camminare per salire in macchina e tornare a casa, perché altrimenti quasi 30 kg di cane sono difficili da trasportare. Quindi starà un pochino dal veterinario per riprendersi tranquilla, anche perché poi arrivata qui a casa dobbiamo anche gestirla bene insieme a Kylie, perché Tokyo non importa, però Juno e Kylie sono praticamente cresciute insieme, cioè più che altro Juno è cresciuta con Kylie, quindi loro si comportano da sorelle, giocano, litigano, cioè fanno di tutto, e quindi dovremo tenerle un pochino separate perché Juno ovviamente non potrà fare molti movimenti, dovrà stare tranquilla, dovrà stare calma, non potrà leccarsi, toccarsi, mordersi dove c'è la ferita, dove ci sono i punti, quindi dobbiamo tenerla abbastanza sotto controllo in questi giorni. Quindi appunto la andranno a prendere questo pomeriggio tardo. E niente, lo so che ho appena parlato di questa cosa, però mentre mi stavo mettendo lo smalto, quindi situazione unghie già risolta, è arrivato il messaggio di mia mamma che ha chiamato il veterinario, e quindi dovevo assolutamente dirlo perché appunto, come ho detto, ero un pochino in ansia, ma penso che sia normale perché alla fine si sottopone anche ad una anestesia totale, fa un'operazione chirurgica, cioè la aprono, quindi comunque un pochino in pensiero è giusto anche starci, però è andata bene, quindi sto tranquilla, anzi vado anche più tranquilla. Oddio, io mi guardo sopra e mi vedo quest'occhio strabicissimo, cioè devo guardare qua assolutamente. Oh mio Dio, io non sono così nella realtà, vabbè, lasciamo stare. Comunque è un bene perché vado anche a Milano un pochino più tranquilla, con un pensiero in meno. Anche se ovviamente non vedrò l'ora di tornare a casa per vederla. E tra l'altro in tutto questo è anche uscito il sole, cioè stamattina era proprio nuvoloso e faceva pure freddo, adesso sembra che il sole stia uscendo. Non vorrei dire cose prima che succedano. Oh, sono arrivate anche mia sorella e mio papà per pranzo. Comunque non vorrei dire cose dopo inizia a piovere, però sembra che il sole stia uscendo e questo mi rende molto felice. Come promesso vi faccio vedere un po' quello che mangio durante la giornata. Questo è il mio pranzo. Come vedete ho riscaldato appunto le verdure che mia mamma ha fatto ieri sera, ovvero cavolini di Bruxelles o cavoletti di Bruxelles e carote. Non so se si vede molto, ma ok, la luce più o meno c'è. Mi piacciono tantissimo queste verdure. Qui c'è un po' di salmone affumicato, forse nei vlog senza farlo apposta mi vedete sempre mangiare il salmone, vi giuro che mangio anche altro, però per quanto riguarda il pesce mi piace solo il salmone o il tonno. E poi mi tengo uno spazietto e magari mi prendo una fetta di questa torta salata con i broccoli che fa mio papà è il maestro, è il re delle torte salate. È molto semplice perché veramente c'è solo un po' di formaggio e appunto la verdura, che in questo caso sono i broccoletti. Quindi se mi sta una fetta, e credo proprio che ci starà, mi mangerò anche un po' di torta salata. Trucco finito. In realtà ho messo solo... Ah,
io parlo sempre dei rossetti come se fossero labbra. Stavo per dire, ho messo solo le labbra. Non ho messo delle labbra su di me, ma ho messo un rossetto liquido, che forse ho sui denti. Aspettate che controllo. Sì, ce l'ho tutto sui denti. Bene! Ok. Forse ho sistemato la situazione. So che me lo chiederete, quindi ve lo dico subito. La colorazione. Ho fatto un casino nel mettermelo, lasciamo stare. Comunque, la colorazione del rossetto liquido che sto indossando, guardate com'è diverso dalla boccetta sulle mie labbra, sul mio incarnato. È diversissimo. Comunque, si tratta di Gemini, scritto Gemini, che è un rossetto liquido di Jeffree Star. E a proposito di Jeffree Star, non parliamo del fatto che questo weekend passato Jeffree era a Bologna e io ero a Bologna, solo che non l'ho incontrato perché lui era al Cosmo Prof, mentre io ero al concerto dei 30 Seconds to Mars. E tra l'altro, intanto ho in mano cose, e tra l'altro la sera, appunto lui durante la giornata era al Cosmo Prof, mentre io ero in fila per il concerto, ma poi ho scoperto che lui durante il concerto dei Mars c'era, perché evidentemente piacciono anche a lui e già che era a Bologna è andato a vederli appunto la sera in concerto. Quindi io ero esattamente nello stesso posto in cui era Jeffree e non lo sapevo perché ovviamente, cioè, durante il concerto non guardavo le storie di Instagram. E una volta finito il concerto, tante di voi mi hanno scritto in DM: Cleo, guarda che Jeffree Star era al tuo stesso concerto. Ho guardato le storie di Jeffree. Jeffree era al concerto, solo che io ero nel parterre, lui invece era in tribuna. E se solo avessi saputo che lui era lì, mi sarei messa a guardare in giro, prima ovviamente del concerto, quando le luci sono ancora accese, così anche solo vederlo da lontano, cioè sarei stata felicissima anche solo di vederlo così. E invece proprio non l'ho nemmeno intravisto, cioè assolutamente non l'ho visto. E mi dispiace un sacco perché lui, abitando in America, mi sembra una persona così, neanche vera, cioè lontanissima, che non potrò mai incontrare. E sapere che era in Italia, a Bologna, proprio mentre ero a Bologna, al mio stesso concerto e non l'ho visto, mi fa un sacco arrabbiare, cioè avrei voluto tantissimo, tantissimo vederlo. Comunque non importa, spero nella mia vita prima o poi di incontrarlo in Italia, all'estero, ovunque, però spero capiterà, per questa volta non è successo. E a proposito del concerto, visto che ho trovato una postazione che non è l'ideale, perché in realtà se io devo stare in piedi sono così, quindi mi sto abbassando, è per questo che sembra che non ho il collo, perché sono tipo così per parlare. Intanto mi sono cambiata perché non mi convinceva per niente come ero vestita prima, cioè proprio appena stamattina mi sono vestita così, cioè per portare Giuno dal veterinario non ero vestita così. Poi dopo per truccarmi mi ero già vestita perché ho detto già che ci sono faccio l'outfit. Solo che ero troppo nera, ero completamente nera e tra l'altro mi ero vestita in un modo abbinando cose che solitamente non metto, quindi non capivo perché dovevo mettermi nelle condizioni di essere scomoda, visto che devo stare tutto il giorno a Milano fino a stasera tardi, cioè torno a casa dopo cena. Quindi alla fine mi sono cambiata. Come vedete, non è che adesso sia più colorata di prima, semplicemente ho una cosa grigia e prima ero tutta nera. Però mi piace, praticamente dopo ve lo faccio vedere magari, anzi se volete ve lo faccio vedere adesso. Però non voglio rovinare la postazione, vabbè, dopo ve lo faccio vedere. Comunque si tratta di un vestito felpato, sempre i miei soliti vestiti a sacchetto che mi piacciono tantissimo, e sopra questo golf tutto tipo peloso. Non credo che metterò anche la giacca perché questo è a maniche lunghe, è proprio felpato dentro, e sopra questo starò bene al caldo. Penso che come scarpe metterò i Dr. Martens, che in questo periodo sto usando tantissimo. Era da un po' che non li mettevo, ma in questo periodo li sto mettendo un sacco. Mi piace tanto anche abbinarli a cose più girly, tipo a gonne, vestiti. Mi piacciono tanto perché danno un senso un po' più rock all'outfit. E poi tutti questi accessori d'oro. Sapete che io utilizzo maggiormente accessori oro e se mi avvicino potrete notare che ci sono dei brufoli. Lasciamo stare, lasciamo stare. Io continuo a confidare nella cura. Tra l'altro mi devo ricordare di portarmi dietro la pastiglia perché sto facendo una cura anche proprio per bocca. Devo prendere stasera l'antibiotico, quindi mi devo ricordare di portarlo a Milano con me. Comunque dicevo che già che sono in una bella postazione con una bella luce che risalta il mio illuminante, volevo parlarvi del fatto che appunto ero a Bologna questo weekend, sabato sera, sono andata al concerto dei 30 Seconds to Mars. Volevo farvi vedere, aspettate che pulisco lo schermo perché
ci sono tutte le ditate. Volevo farvi vedere un pochino, a parte la foto che ho postato dopo il concerto, però praticamente prima di partire per Bologna vi ho avvisato che appunto sarei andata al concerto dei Mars, che è una band che io seguo da tantissimo tempo. Praticamente ho iniziato a seguirli poco dopo aver iniziato a seguire anche Tokyo Hotel, e Tokyo Hotel sono la mia band del cuore che seguo da tantissimo. I Mars, più o meno, il mio primo concerto loro è stato nel 2011. E infatti sulle storie, in preparazione al concerto, vi ho postato questa foto che non so se vi avevo mai mostrato, che è questa foto qui. Qui c'è la mia amica, che tra l'altro è la stessa amica con cui sono andata a tutti i concerti dei Mars e anche a questo ultimo a Bologna. Siamo andate sempre insieme perché praticamente il nostro rito e la nostra tradizione, andiamo sempre insieme ai concerti dei Mars. Però l'ho tagliata perché comunque eravamo piccole, eravamo dopo il concerto, quindi stravolte, e magari non ha piacere farsi vedere in quelle condizioni. Invece vi mostro me, questa sono io nel 2011, quindi più o meno avevo 15-16 anni, bionda, sì, questo è il mio colore naturale, praticamente struccata, super felice, e appunto ve l'ho postata perché vi volevo far vedere com'ero quando ho iniziato a seguirli. Praticamente sono cresciuta con loro, un po' come tutti gli artisti a cui mi appassiono. Io mi appassiono davvero tanto, cioè la musica è davvero la mia vita, cioè io adoro ascoltare la musica, andare ai concerti, seguire i miei artisti preferiti, voi lo sapete perché ve ne parlo sempre tantissimo, e i Mars fanno parte proprio di quegli artisti che sono nel mio cuore. Ed era dal 2014 che non andavo a un loro concerto perché appunto poi hanno fatto la pausa, e invece tra poco uscirà il loro nuovo album e stanno facendo il tour. Non sono venuti a Milano, però verranno a settembre, e in questo tour sono venuti a Bologna e Roma, quindi ho deciso di andare a Bologna. E ho deciso, mi ha scritto Glorinda, che tra poco mi verrà a prendere appunto per andare a Milano. Comunque dicevo che appunto per questo sabato ho preso il pacchetto, diciamo, con il biglietto nel parterre, l'entrata anticipata e il meet and greet con loro. Non era presente Tomo, che è un componente della band dei 30 Seconds to Mars, quindi nella foto ci siamo solo io, Jared e Shannon. Quindi vi faccio vedere la foto che ho postato anche su Instagram perché ero troppo felice, perché strano ma vero, sono venuta bene nella foto. Questa sono io, questo è Jared e questo è Shannon. Sono venuta benissimo, cioè per i miei standard, vi giuro che sono felicissima, perché avevo già fatto il meet con loro nel 2014 ed ero venuta malissimo nella foto, cioè ero proprio tristissima perché, cioè, ero felice di averli incontrati, di aver fatto un bellissimo concerto, però la foto di ricordo, non penso di essere mai venuta così male in una foto. Tra l'altro, cioè, tipo l'avevo messa anche su Facebook perché ero felicissima, ma è bruttissima. Quindi sono felice perché ovviamente la foto si fa in un millesimo di secondo, cioè non è tempo di pensare di fare nulla che già ti mandano via, quindi hai proprio 2 secondi per capire come cavolo metterti in posa, e per fortuna sono venuta bene. Quindi ve l'ho mostrata anche su Instagram e tutto il resto perché ero felice. Comunque il concerto è stato bellissimo, i loro concerti sono veramente meravigliosi, cioè io adoro andare ai loro concerti anche perché è proprio lo show in generale, l'energia, le canzoni, tutto è qualcosa di bellissimo. Tra l'altro, se voi non li conoscete, non li ascoltate, non so, non vi ispirano, vi consiglio tantissimo di provare ad ascoltarli perché sono bravissimi, cioè mi piacciono tantissimo. Vi consiglio 2 canzoni che sono un po' di genere diverso. Loro tendenzialmente fanno come genere rock alternative. La mia canzone preferita in assoluto è molto più verso il rock e si intitola The Kill. Tra l'altro è vecchissima perché è tipo del 2007. Comunque ascoltatevi o The Kill oppure sia The Kill, che invece una più recente che è Up in the Air, che è del loro album precedente a questo che deve uscire tra poco. Up in the Air è sempre un pochino rock, però ci sono anche tanti suoni elettronici più moderni, è più orecchiabile magari rispetto a The Kill che è più strong. Quindi vi consiglio sia The Kill che Up in the Air, però in realtà non ve lo dico neanche, ma tutti i loro album sono bellissimi, tutte le loro canzoni sono bellissime, ma mi sto dilungando troppo e tra poco devo andare a Milano e questo vlog verrà lunghissimo, ma so che adorate i vlog lunghissimi. Quando faccio i vlog lunghi 10 minuti vi arrabbiate, quindi adesso vi beccate tutte queste ore di parole, racconti, ma adesso la smetto davvero perché sennò, cioè, siamo già a 300 minuti e siamo solo alle 13:16, cioè buona fortuna.
Finalmente siamo sul binario della metro. Voi non avete idea di quello che è successo. Sembra che oggi non è destino che noi veniamo a Milano, perché ne sono successe un sacco. Non so neanche se mi sentite. Ok. Con queste luci sembro pallidissima. Comunque dicevo che appunto ne stanno succedendo un sacco, dalla strada al parcheggio al biglietto alla metro, però pian piano stiamo raggiungendo il posto. Dobbiamo andare in centro al cinema Odeon, che è di fianco al Duomo qui a Milano, a vedere l'anteprima del film Love, Simon. Dopo ve ne parlo meglio, anche perché sono curiosissima di guardarlo, però speriamo di arrivarci a questo punto. Infatti sono le 15:24 e noi dobbiamo essere lì alle 3:30 e mancano un po' di fermate. Speriamo che la metro arrivi. Non ci credo. Dove c'è Urban Outfitters? No, non è qua. Dopo la Rinascente. Non ci credo. Ce la stiamo facendo. Siamo in Duomo. Però sono le 15:39. Speriamo che il film non sia già iniziato. Abbiamo finito di vedere il film. Era in super anteprima perché esce ad agosto. Cioè ad agosto. Poi la data non è ancora precisa, però sappiate che uscirà ad agosto. Comunque io continuavo a dire il titolo in inglese, che è Love, Simon, ma in italiano si chiama Tuo Simon, come la fine di una lettera quando firmi. E tra l'altro tra poco uscirà anche il libro. Cioè in realtà il libro è già uscito e questo film è ispirato al libro, solo che praticamente fanno una ristampa per farlo uscire con la copertina dedicata al film. Quindi ci sarà anche il libro di nuovo disponibile tra poco. E in America è già uscito, dovrebbe uscire in questi giorni, quindi in realtà appunto in America già lo staranno vedendo nei vari cinema, mentre in Italia dovremo aspettare un pochino. Infatti oggi, che era l'anteprima, l'abbiamo visto in lingua, l'abbiamo visto in inglese. Non pensavo che l'avremmo visto in inglese, invece è stato bellissimo perché così abbiamo visto proprio i veri attori, la loro vera voce, la loro vera interpretazione. Adesso vi faccio vedere, c'è Matilde che si sta facendo le foto, vabbè io la riprendo. E c'è l'attrice di 13. Ah sì, lei è quella che interpreta Anna Baker in 13. E c'è anche un altro attore di 13, quello che interpreta Alex. Comunque questa è la copertina. Ognuno merita una grande storia d'amore. Tuo Simon. Molto bello, molto bello, molto bello. Non posso spoilerare nulla ovviamente, però ve lo consiglio. Siamo in zona Rinascente perché il cinema è proprio qua, vicino alla Rinascente. Quindi abbiamo detto, vabbè, andiamo da Urban Outfitters. Andiamo di qua. Vabbè, in mezzo andiamo. Stiamo scegliendo la strada da proseguire. Andiamo a sinistra. Vuoi andare a destra? No, okay. Voglio andare da Urban. Un altro? Vabbè, già che ci siamo. Sei pazza. Vabbè. Comunque allora, sono stata da Urban. Siamo verso San Marco. Sì, dobbiamo incontrarci con Rossa anche. Così. Sì, l'hanno visto nel vlog della festa di Halloween. Vabbè, il fidanzato di Gloria. Comunque. Comunque, stavo dicendo che siamo andati da Urban Outfitters e stranamente non ho comprato niente. Sì, ma ce ne manca ancora uno, eh. Sì, adesso cioè, dobbiamo andare. Adesso dobbiamo andare da quello vero. Aspetta, cantar Vittoria. Oddio, che paura. Dobbiamo andare da quello vero perché siamo andati allo store della Rinascente. Però devo dire che non sono in vena di shopping in questo periodo. E la cosa è molto buona, devo dire. Che ore sono? Sono le. Ecco. 18:36. Ma sì, Other Stories. Andiamo da Other Stories. No. Ci dicono dalla regia di andare da Other Stories. Comunque, quello che volevo dire è che ho appena pubblicato la foto su Instagram di oggi, dove parlavo dell'inizio della primavera. E mi state dicendo, Cleo, guarda che non inizia oggi la primavera. Invece sì, inizia oggi, quest'anno inizia il 20 marzo. Quindi ho ragione io. Arrivate, oddio, qualcosa di strano, no, ok, perché intanto, vabbè, ovviamente il trucco durante la giornata un po' si rovina. Comunque, siamo arrivate all'evento di Maybelline, che è in questo hotel bellissimo, non vedo l'ora di vedere la location. Queste luci non aiutano, però sono proprio curiosa di questo party. No, I'm not going to do anything.
no, vi devo far vedere. Aiuto, mi si alza il vestito. Vabbè. Vi devo far vedere che bello questo hotel. Guardate, aiuto, mi si alza il vestito. Guardate la visuale. Si vedono tutti i grattacieli di Milano. È bellissimo. Qua c'è questa piscina all'aperto, molto carina. Ah, lì ci sono anche le proiezioni dei simboli delle supereroine a cui è dedicata la collezione. Adesso c'è Catwoman. È bellissimo questo. E qui dentro c'è il party, all'ultimo piano siamo. E sta anche piovigginando. Bene, perfetto. Comunque adoro questa vista, anche se fa freddissimo. Stare qui a guardare. Che bello. Bellissimo. Solo che fa freddo. L'unica cosa è questa. Tra l'altro sono uscita così invece di prendere il cappotto. Poi mi dite che io poi ti ammali e ti lamenti. Certo, esco così in effetti. Rimarrò qui così c'è una bella luce rosa naturale. In realtà sono le luci. E mi sta uscendo un piccolo brufolo in mezzo alle labbra. Bene. Cos'è che hai detto? Bellissimo il bagno. Qualcuno mi dice che il bagno di questo hotel è bellissimo. È favoloso. Così, se mai venite. Torniamo dentro che è meglio, lasciamo stare. Sono tornata a casa alla bellezza delle 23:35. Forse riuscirò ad andare a struccarmi. Ok. Non so in realtà tutta la giornata, alla fin fine quanto verrà lungo questo vlog, però spero vi sia piaciuto vedere anche questa giornata un po' diversa visto che non sono rimasta solo a casa. Comunque volevo anche dirvi che Juno sta benissimo, sono tornata e sono subito andata da lei tutta a coccolarla e sta veramente bene. Ovviamente è un po' rintontita ancora da tutto quello che ha passato, però l'operazione è andata bene come vi avevo già detto, come già il veterinario aveva detto. Mia mamma e mia sorella sono andate a prenderla oggi pomeriggio dal veterinario e poi l'hanno tenuta a casa. Lei è molto tranquilla, ogni tanto si lamenta un pochino, però comunque sta prendendo gli antidolorifici, l'antibiotico, tutto quello che si deve fare dopo la sterilizzazione. Stanotte dormirà con me, infatti devo ricordarmi di prendere la pastiglia dell'antistaminico perché sono allergica ai cani se sono troppo a contatto con loro. Comunque la giornata di oggi mi è piaciuta molto. Velocemente, durante un evento e l'altro, vi ho un po' detto che cosa stavo facendo, però riassumendo, il film Love, Simon, Tuo Simon uscirà tra tanto tempo perché uscirà ad agosto, però sono felice di averlo visto in anteprima perché avevo visto il trailer e tra l'altro la colonna sonora, c'è una canzone di Troye Sivan, c'è una canzone scritta da Harry Styles, quindi è anche molto interessante a livello musicale. E in ogni caso mi è piaciuta la storia e essendo che il protagonista è gay, tratta anche il tema dell'omosessualità, anzi in particolare è incentrato su questo e poi anche su altri argomenti, quindi per me è un film molto importante, dovete andarlo a vedere. So che manca ancora un pochino, però tenetevi a mente di guardare Love, Simon, Tuo Simon. Invece per quanto riguarda l'evento di Maybelline è stato molto molto bello perché la loro nuova collezione è dedicata alle supereroine dei fumetti, ovvero Superwoman, Wonder Woman, Catwoman e Harley Quinn. E praticamente ci sono dei prodotti dedicati ad ognuna di loro. Ci sono 3 mascara diversi e 6 colori di rossetto diversi, rossetti in stick. Non vedo l'ora di provarli. E soprattutto durante l'evento, oltre ad averci presentato questa nuova collezione e ad averci regalato i prodotti, ci hanno anche regalato i Funko Pop di queste supereroine. Voi sapete che io adoro i Funko Pop, in particolare faccio la collezione di Harry Potter, però per me è sempre bello ampliare la collezione, quindi sono felicissima perché ci hanno dato questo Funko Pop di Catwoman e poi Gloria mi ha dato anche il Funko Pop di Harley Quinn perché lei non fa la collezione, non le piacciono i Funko Pop, quindi io sono stata felicissima di accaparrarmi pure Harley Quinn. Ora però voi siete appoggiati sopra Harley Quinn, aspettate che ve la faccio vedere, devo spostarla, eccola qui, dov'è? Ok,
Ecco qua Harley Quinn. Dopo aprirò le confezioni e le metterò in esposizione insieme agli altri personaggi. Ovviamente le confezioni le tengo perché questi sono comunque oggetti da collezione, che a me piacciono tantissimo. Non me l'aspettavo questa cosa, perché ovviamente Maybelline si parla di make up, però è carino che poi uniscano tutti questi temi anche che vanno al di fuori del mondo del make up. Comunque, detto questo, penso di avervi detto tutto per oggi. Se ho dimenticato qualcosa, tanto faccio praticamente non un vlog al giorno, ma faccio spessissimo i vlog in questo periodo, quindi se non in questo vlog, nel prossimo vi aggiornerò su altre cose. Soprattutto anche vi farò vedere Juno, che pian piano si sta riprendendo, perché poverina, mi fa un po' pena, però sta bene, sta bene. Io vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo vlog. Buonanotte!